Siamo al MAME per il concerto di Popix. Ciao ragazzi. Voi siete una band insolita perché avete un uso del linguaggio forzato, no? Come mai questa scelta di cantare pezzi che ogni tanto hanno queste parole che non si capiscono? Walter, dai. C'è sua figlia con la valigia, è una domanda difficile. Ho visto stamattina Frocio camminare, mi ha detto amico mio, se vuoi mi puoi pigliare, vieni qua con me stasera, e siamo Froci della Nike, Froci della Nike, e siamo Froci. E quest'ultimo album ha avuto una produzione un po' più lavorata, no? Abbiamo usato dei microfoni, nel primo usavamo solo il microfono di computer. Questo disco abbiamo usato un microfono. Stai qui con me, l'acquario di Cattolica, non ho trovato la mia madre. Tutta la costa sta piangendo nel mare, quelle frecce lontane. Ho sentito alcune vostre cover di canzoni note, per esempio sì. Luca lo stesso vi dicevo di Carboni. Ah, c'era anche Carboni, quel ladro si è intrufolato nel nostro studio a Montecchio. Il nostro database. Succhia Barboni. Si è rubato l'hard disk. Comunque non solo Carboni, dei giornalisti, poi credo che abbiate fatto. Vi divertiate, no? 65 anche. C'è come un divertimento a Ligabue destrutturare le canzoni degli altri? Sì, diciamo che siccome spesso sono canzoni mancate, cerchiamo di mettere quello che manca, di aggiungerle. Sì, sì. Perché comunque hanno qualcosa di bello, sono degli elementi fighi che però potrebbero essere sviluppati e essere più interessanti. Cerchiamo di dare quel contributo in più che secondo noi sarebbe giusto dare. Dal cielo mi cadono le palle, i pantaloni si sono rotti e non ho più coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura dei tuoi amori, è troppo serio e razionale, che sono un frocio perso. Come mai il tema dell'omosessualità ritorna così spesso in questo album? Noi tutti siamo ex omosessuali, diciamo. Ex. Siamo stati guariti recentemente da Don Gino Flame, un parroco di Trento, che ci ha curati e attraverso un percorso... Salutiamo. Di raddrizzamento. Sì, sono raddrizzati, diciamo, adesso siamo tornati eterosessuali come... Quindi possiamo parlare da fuori? Possiamo parlarne un po'. Adesso siamo passati, senza soffrire. Non è che puoi parlarne. Quando comunque vivi una cosa e ne esci, puoi parlarne in maniera lucida. E quindi riusciamo a cogliere un po' da fuori tutte le varie sfumature dell'essere omosessuali, che non è solo una cosa sessuale, appunto. Comincio a piangere con un secchio d'acqua, suoni tutto nella macca, mi sorridi, sei una vacca che fa... Cerchiamo di toccarsi più che altro dal vivo. Popix al MAME di Padova. Voglio toccare, sento globale, un punto del mondo da cui posso partire. Voglio toccare, sento globale, un punto del mondo da cui posso partire. Fammi cadere a pieno del mare, da questa nave di torrente misere. Ciao a tutti. Ciao.